Allora, aspetta un attimo. Oh, sì, molto meglio. Quello di oggi è un giorno super, super speciale e non mi sarei mai aspettato di realizzare un video del genere. Ah, e intanto vi piace l'angoletto Matiz nella mia postazione? Mi ci sono impegnato tantissimo. Sono super emozionato nel dirvi che oggi, esattamente il 12 novembre 2020, ho ricevuto in anteprima la nuova PlayStation 5! Non avete idea di quanto mi sono gasato quando l'ho vista nella scatola! Il corriere ha suonato, ha fatto: c'è un pacco per lei. E io ho detto: aspetta, ma io non aspetto nessun pacco! Poi vado ad aprire il pacco e... puff! C'era la PlayStation! Probabilmente vi ho spoilerato anche qualcosina. Sì, devo essere sincero. Qui c'è la scatola bellissima fatta in questo modo. Sicuramente l'avrete già vista, ma in realtà io ho già tirato tutto quanto fuori. Infatti, la PlayStation 5 è già qui. Utilizziamo dei metodi molto accurati per analizzare la grandezza della PlayStation 5. È lunga esattamente dalla mia testa al mio petto, esatto. Davanti si presenta in questo modo. Qui ci va il disco, qua ci sono i vari tasti che in questo momento non si vedono perché sono neri come lo sfondo. E poi sul retro ci sono tutte le varie porte per i cavi. La PlayStation 5 esce il 19 novembre. E anche se è il 12 novembre, ho già la possibilità di giocarci. Infatti ringrazio tantissimo PlayStation Italia per avermi dato questa occasione unica. Ringrazio ovviamente Sony. Non vedo l'ora di giocare, ma prima voglio mostrarvi anche lui, il joystick della PlayStation 5. Un joystick completamente futuristico, proprio come la PlayStation. Mi piace troppo lo stile. Mi piace tantissimo. È un pochino più largo del joystick della PlayStation 4 e questa cosa sinceramente non mi dispiace per niente. Inoltre ha una tecnologia assurda che vi permetterà di fare tantissime cose, ma adesso io direi di attaccare la PlayStation alla TV e beh, di incominciare a giocare. Signore e signori, siamo ufficialmente su PlayStation 5. Questo è il gioco di presentazione, diciamo, il gioco gratuito che tutti quanti avrete quando comprerete la PlayStation 5. Diciamo che al momento ci sono davvero pochissimi giochi disponibili e sì, devo essere sincero, la prima cosa che ho fatto è andare nel PlayStation Store e vedere se mi facevano scaricare Fortnite, ma purtroppo non è ancora disponibile. Siamo ufficialmente sulla PlayStation 5. Il gioco che state vedendo, diciamo che presenta tutte le nuove funzionalità di questa console, con tutte le varie opzioni per il joystick, tutte le varie grafiche, gli effetti sonori, gli effetti visivi, di tutto e di più. Tutto ovviamente presentato come un giochino, dato che la PlayStation è fatta di giochi, no? Mi sembra pure scontato. Io vorrei buttarmi in questo mondo e vedere che cosa succede. Giungla della GPU, praticamente. Siamo dentro la PlayStation in questo momento. Noi ci siamo catapultati dentro la Play e ora giocheremo all'interno della nostra console. Vediamo che cosa dobbiamo fare. Ciao coniglietti, che carini. Oh mio Dio, che grafica assurda comunque. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un super mi piace se volete altri video sulla PlayStation 5. Io sono troppo gasato. Gioco alla PlayStation da quando ero un bambino perché anche mio papà ci giocava, quindi vedevo lui giocare alla Play 1 e poi piano piano, a partire dalla Play 2, ho iniziato a giocarci anch'io. Qui noi dobbiamo fare una cosa del genere. Teniamo premuto. Il mio joystick intanto sta vibrando come se non ci fosse un domani, perché ovviamente segue le vibrazioni che ci sono nel gioco. E continua a proseguire. Ehi, pezzente, che cosa vuoi te? Mori. Oh, te sta bene, coniglietto. Ma andatevene via, non rompete. Guardate che io sono un pro gamer. Ma a cosa servono ste scatole? Ah, ok, ci danno le monete. Ci danno le monete. Qua devo tirare un'altra cosa per spaccare. Carla come se non ci fosse un domani. E ora mi sa che mi tocca fare il parkour. No, raga, il parkour qui. Aspetta, aspetta, ma quelli sono i tasti del joystick. Sto camminando sui tasti del joystick proprio come questi. Molto molto figo, molto molto figo. Vai qua, olè, let's go. Ma sono un campione. Ok, sì, sto esultando per il gioco iniziale della PlayStation. Non credo che ci sia molto da esultare, però mi sto divertendo tanto. Continuiamo a tirare fili e a spaccare cose. Aspetta, ma oh mio Dio, oh mio Dio, oh, ma che siete pazzi? Oh, no! Ecco.
Ho perso anche su questo gioco. Ma è possibile che io sia così in nabbo? Va bene, riproviamoci. Riproviamoci. Ecco, magari potrei cambiare strada questa volta. Che ne dite? Andiamo tipo di qua. Facciamo... Aspetta. Premi quadrato? E premiamo quadrato. Oh, no, il filo pure qui no, eh. Ti prego stavolta non cadere. Ti prego stavolta non cadere. Oh, yes, ce l'abbiamo fatta. Al momento i giochi disponibili per la Play, dato che stavo dando un'occhiata prima, sono tipo 7, tra cui i più famosi sono Spider-Man, poi c'è, vabbè, questo qui gratuito, e altri giochi tipo Hitman. Ci sono un po' di cose, ma io penso che a partire dal... Sono morto di nuovo? Sono morto di nuovo! A partire dal 19 novembre ci saranno poi un sacco di giochi che usciranno, tra cui il mio caro e amato Fortnite. Non vedo l'ora di provarlo sulla PS5. Ehi, ma quanto sono cattivi sti cosi? Oh! Oddio! Sono ancora vivo? No, non sono ancora vivo. Sto diventando sempre di più un campione. Sto diventando sempre di più un campione. Prendo il trampolino! Giungla della GPU. Oh, dovrei aver superato un livello. Aspetta, 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 aspetta. Cosa devo fare qui? Ciao robottino. Cosa? Devo fare swipe col joystick? Vai. Ho chiuso la cerniera. Ok, erano queste le nuove funzionalità di cui vi parlavo. E ora cosa dovrei fare? Premi R2. Ok. Ah, no, vabbè. In base a come muovo il joystick riesco ad arrampicarmi come se fossi il braccio della scimmia. Guardate. Ok, ok, ok. Let's go, let's go. Mamma mia, ma che figata. Mia cara scimmietta, io però sono un po' stanco. Ecco, appunto, l'avevo detto. No, 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 non ti bruciare il sederino. Allora, devo fare così, così, così. Mamma mia, questo è un allenamento per le braccia. Pensate se Fortnite lo mettono... ok. Pensate se Fortnite lo mettono in questo modo. Tipo che per sparare devi mirare così. Guardate il braccio, lo faccio impazzire. E che cosa dovrei fare qui, scusa? Che figo, mi posso attaccare con entrambe le braccia. Mi si muovono tutte le dita, ma sto joystick è fatto solo di vibrazioni. Cioè, vibrano anche i tastini, non vibra solo il joystick. Vibrano pure i tasti, ma stiamo scherzando. Ok. Superiamo sto livello. Superiamolo. Oddio, mi devo sbrigare. Ok, perfetto. Ma posso saltare con entrambe? Oh, yes. E ora che cosa dovrei fare? Devo muovere il joystick in quel modo? No, vabbè. Ma mi state prendendo in giro? Bellissimo. Lo voglio fare ancora. Vai, salta piccolino. Vola come se non ci fosse un domani, Jimmy. Sì, questa scimmia la chiameremo Jimmy. La chiameremo Jimmy. È la scimmia della vittoria. Ok. E uno, e due, e tre. Oh no. Ok. Traguardo. C'è il traguardo. C'è il traguardo. Oddio. Ce l'ho fatta. Ho completato il livello. Ah no, magari ho completato il livello. Ora siamo a rovine ray tracing. Va bene. Ok. Ci sta. Ci sta tantissimo. Oddio, questi sono elettrici. Schiviamoli prima che sia troppo tardi. Passiamo di qua. Ora faccio il pro gamer. Vado iper veloce, raga, ve lo prometto. Vado iper veloce per mostrarvi tutto quanto alla massima velocità, ve lo prometto. Super salto, mega jump. Vai di qua, supera i nemici. Salta qui. Ok, ok, let's go. Ok, let's go. Oh yeah, non me l'aspettavo. Perfetto. Oddio, 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 oddio. Come faccio a essere vivo? Non lo so manco io. Mamma mia che vento, mamma mia che vento. La ventola della mia PlayStation sta creando un po' di problemi, sì. Cosa vuoi? Cosa vuoi da me? Oh, oh. No, no. Non morirò, non morirò, non morirò. Ok, ce l'ho fatta. Arrenditi, sei inutile, scarzone che non sei altro. Devo beccare quelli, devo beccare quelli. Uno preso. Oh, oh, questo si sta arrabbiando ancora di più. Oh, si sta arrabbiando troppo per i miei gusti. Ok, mantieni la calma. Aia, che botta. Mi sa che con questo lo faccio fuori. Con questo lo faccio fuori. Sì, che è andato via. Cosa credevi di fare? Contro il king dell'arco. Ecco, chiamatemi il king dell'arco. Oh, ora sì che mi piace la situazione. Vi ho salvati, amici. Vi ho salvati. Oh, oh, ops. Forse non dovevo darti qualche... Vediamo a te. Oh, yeah. Tap, 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 tap. Ok, basta. Fatemi sapere se anche voi comprerete la PS5. E beh, che dire, io mi devo allenare un pochino.